Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi vi parlo di Come fermare il tempo di Matt Haig. Allora, questo è un romanzo che mi è stato gentilmente inviato dalla casa editrice Edizioni EO. Ho avuto anche la fortuna di incontrare Matt Haig qua a Bologna alla presentazione, infatti ce l'ho già autografato, sono super contenta perché è un autore simpaticissimo e soprattutto è riuscito a mettere insieme un libro che io ho adorato e ho sentito molto molto vicino a me, quindi direi che bando alle ciance, ora vi parlo di Come fermare il tempo. Come fermare il tempo racconta la storia di Tom, che è affetto da una malattia genetica che non gli permette di invecchiare come facciamo tutti noi, anzi lui invecchia circa un anno ogni 15, quindi Tom è in giro per il mondo dal XVI secolo, eppure oggi dimostra circa 40 anni, quindi è veramente impressionante incontrarlo. Però quello che nessuno sa è proprio la storia di Tom. Infatti Tom, per sopravvivere, si sposta da un luogo all'altro continuamente, ogni 8 anni circa. E in questo libro ritroviamo il nostro personaggio che ci racconta il suo presente, insomma, il punto della vita in cui è arrivato e le difficoltà di trovare delle ragioni per rimanere al mondo, insomma, il fatto che questo passare del tempo gli dia sempre meno motivazione e molti più dubbi sul senso dell'esistenza, sul senso del trascorrere del tempo, anche grazie alle numerose delusioni. Nel libro noi facciamo sempre avanti e indietro nel tempo perché ci troviamo sempre alla Londra di oggi, dove Tom è un professore ed è diventato un professore di scuola superiore, mentre invece ogni volta che andiamo nel passato scopriamo un piccolo pezzo della storia di Thomas, saltando da un'epoca all'altra, partendo dal XVI secolo, che è ovviamente il secolo dove lui è nato e dove è cresciuto nella prima infanzia, per poi passare agli anni e ai secoli successivi e scoprire piano piano un pezzetto della storia sia di Tom, ma anche dell'evolversi delle sue considerazioni. Direi che per il riassunto mi fermo qua per non fare spoiler da un lato e dall'altro, perché esiste sempre Goodreads e sapete che io mi annoio a farla sempre. Comunque, quello che mi interessa invece è parlarvi di questo libro e del perché mi è piaciuto veramente tanto. Come fermare il tempo, in maniera forse più manifesta e naturale, cerca di indagare quantomeno sul significato del tempo, sul significato del tempo della vita di un uomo, e lo fa ovviamente utilizzando un espediente estremo. Quindi noi vediamo Tom che è un personaggio che non invecchia mai e quindi è ovviamente... Ah, vabbè, ci sono gli autobus, ci sono i cani, nient'altro. Sfrutto ovviamente questa condizione estrema del nostro protagonista, però per parlare ovviamente a tutti noi che invecchiamo normalmente. In fondo la storia di Tom, per quanto dilatata nel tempo, rappresenta davvero quello che è il nostro sentire come umanità sul discorso del trascorrere del tempo. E una considerazione, secondo me, estremamente valida che emerge dal libro è che noi abbiamo in realtà tre dimensioni che ci delineano il tempo, quindi il passato, la dimensione presente e il futuro. Ma troppo spesso noi eliminiamo tutto ciò che ci porta a vivere, ci porta a considerare quello che stiamo vivendo in questo momento, quindi la dimensione dell'ora e adesso scompare molto spesso dalle nostre vite, perché siamo sempre molto più concentrati a rimuginare sul passato, a riguardare quello che nel passato non è andato, quello che avremmo voluto cambiare, quindi anche a sentirci in colpa per quello che nel passato forse noi non abbiamo potuto fare o avremmo voluto fare diversamente, ma non siamo stati in grado di fare. Invece, l'altra metà del tempo noi lo trascorriamo a rimuginare sul futuro, sulle possibilità, su tutte le catastrofi che ci potrebbero capitare, perché ovviamente i pensieri negativi sono quasi sempre più frequenti dei pensieri positivi, quindi invece che immaginare e idealizzare un futuro siamo più spaventati da questa dimensione. Proprio perché stiamo sempre a rimuginare su passato e futuro, sacrifichiamo o annulliamo direttamente le considerazioni sulla dimensione del presente, quindi su tutto ciò che riguarda quello che stiamo vivendo in questo preciso istante, perché per noi è una dimensione assolutamente temporanea, è una dimensione che
cambierà da lì a poco, perché sarà già passato, e che ci sembra in qualche modo meno significativa rispetto agli altri due aspetti, perché il presente dura poco, ha delle evoluzioni molto veloci e per noi rappresenta un qualcosa che non riusciamo neanche a decodificare direttamente, ma è qualcosa che capiremo dopo, sul quale ragioneremo dopo. Ma se per un istante noi ci fermassimo a ragionare sulla dimensione presente, sull'ora e adesso, ci accorgiamo che automaticamente assume direttamente un significato e un'importanza entrambi maggiori rispetto a quelli che abbiamo attribuito fino adesso alla dimensione presente, perché se noi consideriamo il passato un qualcosa su cui rimuginare e il futuro una cosa che ci spaventa, la dimensione presente diventa il punto nel quale noi possiamo innanzitutto fare delle esperienze in questo momento e anche cambiare quello che diventerà per noi il futuro. Insomma, secondo me questo ragionamento sul tempo che avviene attraverso Tom, che è quello che deve capire, Tom, che è sempre molto preoccupato dal passato e non vede un futuro vero e proprio, annulla sempre, continuamente, la sua dimensione presente, e questo lo porta ovviamente a non essere una persona felice, a non essere una persona che ha delle prospettive, perché ora non sta costruendo niente, ora è un qualcosa di temporaneo che finirà e che non significherà niente, perché lui stesso non attribuisce un significato al suo presente, lui stesso sminuisce continuamente quello che sta vivendo in questo momento, e invece tutte le fasi della sua vita assumono un significato estremamente preciso e invece assumono proprio il raggiungimento di una nuova consapevolezza, ed escludendo il presente non si dà la possibilità al presente di essere un qualcosa di significativo, un qualcosa che colpisce, un qualcosa che può avere un valore. Quando noi togliamo tutto il valore che diamo al tempo che stiamo trascorrendo, non diamo significato a quello che stiamo facendo, non cerchiamo delle risposte mentre cerchiamo di vivere la dimensione presente, è chiaro che questo non può essere un momento al quale noi attribuiamo significato. E stilisticamente io ho avuto questa impressione, che è un po' folle, me ne rendo conto, però mi è sembrato davvero che Roald Dahl stesse scrivendo un romanzo per adulti. Cioè, per spiegarmi, cioè, questo romanzo a me è sembrato assolutamente vicino allo stile di Dahl, perché Dahl è uno scrittore per bambini, ovviamente, però in questo caso è come se, senza perdere la stessa ingenuità, la forza comunicativa e lo stile asciutto, diretto, allo stesso tempo un contemplativo ma anche snello, quindi che non si sofferma troppo sui ragionamenti filosofici, ma anzi va dritto al punto, però comunque cerca di indagare quello che sta andando avanti nella testa di una persona, e che ha sempre costantemente uno sguardo meravigliato sul mondo. Questa cosa qua Matt Haig l'ha resa molto vicina a quello che secondo me è la resa di Roald Dahl, per esempio, ma come lui tanti altri, insomma. Questo è un romanzo che è assolutamente pieno di ironia, di citazioni, di riferimenti. Io l'ho adorato per questo, perché è proprio molto ricco, ma allo stesso tempo non è pesante, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo di questo libro. Lo stile è uno dei punti forti, almeno per me, e sapete che io amo i romanzi che sono lentissimi e che sono molto più contemplativi e descrittivi. In realtà questo è un modo giustissimo di invece scrivere un romanzo in maniera molto più fluida. Matt Haig ci fa riflettere su una miriade di questioni, ma non ci fa pesare la contemplazione di queste, cioè non so se ha senso come frase, me ne rendo conto, però in pratica, senza accorgercene, Matt Haig con il suo stile snello, veloce, ritmato, non ci fa nemmeno accorgere che stiamo riflettendo su forse quelli che sono i momenti più dolorosi e più difficili della nostra esistenza e del senso che noi attribuiamo al tempo e a quello che stiamo vivendo in questo momento. E infatti noi vediamo queste immagini che sì, parlano di Tom, che è il protagonista, ma parlano anche di noi, ma allo stesso tempo noi non ce ne accorgiamo, cioè ci scorre la nostra vita davanti per tanti versi, e
non risulta pesante, non risulta drammatico per noi, risulta invece un modo molto ironico e diretto per farci pensare proprio al senso che noi attribuiamo soprattutto al tempo, ma non solo. Infatti, secondo me questo libro può essere letto anche a strati. Allora, nel senso che secondo me chi ha sofferto di ansia e di depressione o comunque di una malattia mentale vedrà un livello ancora superiore di lettura di quest'opera. Nel senso che quando si soffre, io parlo di ansia e di depressione, ma di anche tante altre malattie mentali, davvero ci sono momenti nella vita in cui un singolo momento ti sembra durare decenni, un giorno sembra un secolo, e arrivare alla fine di quel giorno, arrivare alla fine di quel momento è un'impresa e ti sembra come se si ripetesse il giorno dopo e quindi come se fossimo già pronti ad un'ennesima agonia. Per me le riflessioni di Tommy in questo libro proprio riguardanti l'apatia, perché è un po' questo quello che vive il protagonista quando noi lo incontriamo, lui ha un enorme problema di apatia totale e l'apatia è una sensazione che, per quanto possa essere, diciamo, innocua per certi versi, in realtà quando è ripetuta diventa un'afflizione totale. E in questi momenti che ci sembrano durare in eterno, quando in realtà sono magari pochi secondi, poche ore, davvero trovare ragioni per rimanere in vita, e non lo dico prendendo sotto gamba quello che sto per dire, perché penso che chi abbia mai contemplato dei pensieri molto negativi, molto brutti, questa cosa la senta molto vicino a sé. In questi istanti trovare una ragione per vivere, una ragione per rimanere al mondo, per non arrendersi e per trovare davvero qualcosa che ti tenga in vita, ok? In qualsiasi modo possa essere letta questa mia frase, è difficile, è molto difficile, è molto dura in tanti momenti, perché ci sono proprio dei momenti che sembrano dirti tutto il contrario. Quindi è per questo che secondo me, oltre al grande concetto di tempo, che lo trovo giustissimo come primo tema del libro, ma trovo anche che l'altro significato profondo del libro sia quello di continuare a cercare e a trovare ogni giorno una motivazione per rimanere in vita, perché nel libro noi incontriamo un personaggio che come uno spettatore assiste allo scorrere del tempo e troppo spesso non agisce, troppo spesso è proprio solo uno spettatore e chi ne risente non è il resto della storia che andrà avanti lo stesso, il tempo che continuerà a scorrere, ma è proprio il personaggio. E quindi l'idea che sia così difficile trovare delle motivazioni per invece diventare proprio parte attiva della sua stessa storia, secondo me sono un punto molto forte del libro e l'ho trovato molto più convincente come tema rispetto solo a quello del tempo, cioè uno rafforza l'altro e questa cosa mi è piaciuta moltissimo. Sarà che io sono molto sensibile a questo argomento, però bene, benissimo. Cioè, come vi dicevo anche prima, quando noi zompiamo avanti e indietro nel tempo, noi capiamo che Tom e tutto ciò che ha vissuto, ogni singolo episodio rappresenta qualcosa che lui però non riesce a decifrare in quel momento, cioè mentre lo sta vivendo, ma solo secoli dopo, solo anni dopo, lui capisce un piccolo tassello di quella che è la sua storia. E per lui diventano come una nuova consapevolezza, delle epifanie in pratica, delle rivelazioni. E infatti questo zompettare praticamente tra passato e presente focalizza la nostra attenzione sul significato che ogni singolo episodio porta con sé. Infatti il valore simbolico di quello che stiamo leggendo nel passato poi si ripercuote man mano sull'episodio presente e noi infatti gli attribuiamo man mano un significato, e tutto ciò è reso veramente molto bene perché non è mai confusionario, infatti davvero bravissimo Matt Haig. In Senza fermare il tempo in più noi incontriamo tantissimi personaggi noti, grandi autori, grandi musicisti, artisti, insomma ci sono tante cose che noi ritroviamo dentro, e secondo me l'inserimento di ogni figura rappresenta una cosa molto precisa. Infatti noi
noi, per esempio, incontriamo Shakespeare a un certo punto, incontriamo Fitzgerald, incontriamo tante persone. E l'idea che ci sia questo personaggio apparentemente è molto random e, come viene raccontato dal protagonista, sembra anche un motivo di vanto. Io, vivendo così a lungo, ho incontrato questo, ho incontrato quello. In realtà non è così, secondo me, ma ogni personaggio assume un significato specifico. Infatti, ad esempio, c'è Shakespeare. Non vi dirò nulla di preciso sulla scena di Shakespeare, che secondo me è molto interessante, però praticamente noi scopriamo che Shakespeare è lì perché, proprio come Tom, lui è uno spettatore dell'umanità. Infatti Shakespeare scrive proprio ponendosi come spettatore di tutto ciò che gli accade attorno, senza distinzione tra classe sociale. Infatti Shakespeare è un autore gigantesco perché riesce a raccontare di re, di imprese, diciamo, eroiche, di personaggi molto altolocati, come del popolo, come del più basso. E il fatto che lui riesca a vedere tutto questo e a tradurlo in opera è un po' quello che Tom forse non riesce ancora a fare. Lui assiste allo scorrere del tempo, ma non è mai qualcuno che lo riesce innanzitutto a decifrare, ma soprattutto non interviene mai, non gli dà mai un significato, fino a che non lo scopre anni dopo questo significato. E invece, ad esempio, Fitzgerald, che è un altro inserimento che ovviamente mi è piaciuto tanto, questo è meno importante probabilmente, è invece colui che dice che vorrebbe fermare il tempo per catturare un attimo di felicità, perché è proprio quello che Tom non riesce a fare, perché questo attimo di felicità, che è quello che fondamentalmente Tom fatica a trovare, fatica ad ottenere, ad avere, è quello che lo mette in difficoltà, perché è troppo fugace, è troppo istantaneo, è effimero, morirà da lì a poco. Eppure è l'unico momento che ci fa scappare dalle nostre paure. Tom è un personaggio che è estremamente spaventato, fondamentalmente, perché chiunque lo sarebbe, sia nella sua condizione, ma fondamentalmente l'essere umano è un essere spaventato, che sfugge e cerca delle consolazioni nella vita soprattutto per affrontare le proprie paure. Sbregazz, oggi sono un sacco filosofica, comunque insomma. Allora, giusto per arrivare un pochino, c'è una pecca in questo libro, c'è una pecca, una cosa almeno che a me non è piaciuta, e ve la dico senza fare spoiler ed è difficilissimo. Comunque, praticamente, l'unica cosa che a me non è piaciuta del libro è che viene presentato verso la fine un personaggio che è estremamente rilevante, sia per il protagonista che per la storia. Però questo passaggio è inserito veramente molto in fretta ed è molto frettoloso, non è meticoloso come invece tutto il resto, anzi, secondo me dargli più spazio sarebbe stato quasi naturale. Non ho capito perché non è stato così. Questa cosa mi ha un po' spiazzata, perché non sono sinceramente rimasta un po' delusa da questa parte, che secondo me doveva assumere molto più significato. Comunque, ovviamente senza farvi spoiler, questa è un po' l'unica delusione che ho avuto io del libro. Però vi posso dire, come penso abbiate capito, che Come fermare il tempo per me è un romanzo bellissimo. È un romanzo che è soprattutto un romanzo umano e che lo fa però senza risultare pesante, senza essere troppo contemplativo, ma che fa riflettere davvero moltissimo su quello che noi proviamo nei confronti del tempo, su quello che per noi è il significato del tempo e del trascorrere della nostra vita, ma che cerca davvero di spronarci ogni giorno a trovare delle motivazioni per vivere, proprio come fa Tommy, il nostro protagonista. E grazie anche all'intervento dei tanti personaggi che vediamo e che nel libro danno davvero tanta anima alla sua scrittura, noi incontriamo un mondo che secondo me è molto vicino a noi e che, pur utilizzando questo stratagemma di un uomo che non muore mai, di un uomo che non invecchia mai, parla molto a noi e parla molto del significato che noi attribuiamo alla vita e al tempo. È un romanzo che mi è piaciuto molto anche per l'aspetto politico, perché ragiona tantissimo sulla questione delle frontiere, sul significato di nazionalità, sul significato di appartenenza. È un libro che non è assolutamente troppo politico, ma una buona connotazione ce l'ha, perché infatti uno degli insegnamenti del tempo è che tutto è un grande cambiamento, e sentirsi appartenere ad un'area geografica, a dei confini ben definiti, sono concetti temporanei, perché i confini si spostano, i confini non sono un qualcosa di
scritto nella pietra, anche se i muri in teoria testimonierebbero il contrario, però che anche il concetto di appartenenza sia qualcosa di volubile nel tempo e qualcosa che può cambiare fortemente e che anzi la cosa che impara soprattutto il protagonista e che soprattutto ci insegna il suo trascorrere del tempo e delle persone che incontra è che il valore più alto che lui ha imparato nel corso della storia è quello dell'empatia umana, del provare a conoscere altre storie da rapportare con la propria senza sentirsene così spaventato. Niente, io direi che ho già tessuto le lodi in abbondanza di questo volume che ho veramente adorato e ve lo consiglio fortemente. È uno dei pochi libri a cui ho dato 5 stelline perché secondo me se le merita tutte, mi sono proprio rispecchiata molto nelle sue considerazioni. E giusto per darvi un'idea, è praticamente tutto sottolineato, cioè è un libro sottolineatissimo come pochi altri. Ci sono dei passaggi veramente bellissimi, cita Sartre, cioè questo libro fa tutto quello che io avrei voluto. E vi leggo giusto due frasi che secondo me sono veramente tanto belle e che mi hanno fatto adorare questo libro, sono brevi, quindi non vi tedierò a lungo. Comunque una dice: non sei l'unico al mondo che soffre. Non accumulare i tuoi dispiaceri come se fossero un tesoro. Ce ne sono sempre troppi in giro. E questa è una frase molto vera. E quando si soffre, un po' ci si ritrova anche spesso in questa cosa qui. E l'altra invece è: se non ha importanza se invecchiamo in maniera diversa, se non c'è modo di opporsi alle leggi del tempo. Il tempo che si ha davanti è come la terra oltre il ghiaccio. Si può cercare di indovinare come potrebbe essere, ma non si può mai saperlo con certezza. Si conosce solo il tempo che si vive. E fondamentalmente questo è il significato di come fermare il tempo. Io spero che lo leggiate, perché è davvero un libro molto, molto bello che vi consiglio proprio a cuore aperto. Niente, io vi ringrazio per aver visto il video di oggi, come sempre giù trovate tutti i link ad Amazon, tutti i link e i riferimenti a questo volume, alla casa editrice, eccetera. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, solite cose, sostenetemi con un caffè giù con Ko-fi, insomma, quello che volete. Io come sempre vi ringrazio, spero che questo video vi sia piaciuto e di avervi tenuto compagnia e direi che ci vediamo alla prossima. Ciao!